Stiamo registrando. Cioè, vuoi capire? Manca l'intro, manca l'intro. Ciao a tutti sprecati, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sprecati alla mia sinistra, perché non è la destra del padre, dato che il padre quando pare non ci vuole aiutare niente. È la seconda volta che registriamo il video. Ciao Cesco. Ciao ragazzi, che bello essere qui con voi come se fosse la prima volta. Sprecati, sul canale di Cesco in questo preciso istante è uscito un altro Q&A dove rispondiamo alle domande che hanno fatto sul suo Instagram, quindi oltre a seguire entrambi su YouTube. Perché si chiama Q&A? Question and answer. Mamma mia, quando se io faccio YouTube da anni non l'ho mai scoperto, grazie Ivan. Oltre a seguirci su YouTube, seguiteci anche su Instagram, vi lasciamo tutto in bio. Però vi lascio pure il suo numero in bio, quindi andatelo a vedere così. Perciò direi subito di andare con la sigla! Allora, sprecati, su Instagram mi avete fatto diverse domande. Ma infatti a me tipo la prima domanda era, ma già te l'ho fatto una domanda. Ah, appena da voi. Devi fare altre 15. Però, dato che voi state vedendo che io ho questo microfono in mano e non serve a quello che pensa Cesco, mi hanno mandato questo microfono molto molto simpatico che voi avete visto in LOL in questa scena. Usare questo, dici? Che cos'è? Un microfono. Senti questa. E io farò tutte le domande, cioè tutte le risposte alle domande con questo microfono. Che culo. Cercheremo di fare il nostro meglio anche in questa seconda take, perché noi siamo professionisti, capi? Un take non ci basta, noi dobbiamo fare due, tre. Chi più ne ha più ne mette. Oh, basta. Ti posso fare la prima domanda? Ma certo. Scommetto che la prima domanda è sogno nel cassetto. Sì. Ok. Devo essere sincero. Come tu? Raga, il mio sogno nel cassetto, voglio essere schifosamente ricco. Cioè devo avere tanti di quei soldi, voglio che non so che farmene. Devo comprare tipo 10 milioni di cose in un giorno e continuare ad avere soldi che non so dove metterli. E tu, Ivan? Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto da adolescente, vediamola da questo punto di vista, era suonare in uno stadio pieno di gente. L'ho fatto, ti lascio qualche clip. Anche 50.000 persone, quindi diciamo che quel sogno l'ho realizzato già. Il mio migliore invece sarebbe quello di diventare un po' più popolare su YouTube. Cazzo in culo! Eren.Felix ci scrive: cazzo in culo non fa... Much later. Cazzo in culo non fa figli, ma... fa male. Pure di... è molto bello. E Dio mi disse: chi ti ha dato la saggezza? E io dissi: presto un papà, le montagne mi hanno dato la saggezza. Siamo arrivati alla terza domanda. La vostra ragazza ideale. Qual è la tua ragazza ideale, Cesco? Fisicamente. La mia ragazza ideale deve essere piccolina. Tascabile. Sì, soprammobile. Non soprammobile. Deve, no, vabbè, non più alta di me, un pochino più bassa, delicata, garbata, no? Tipo le crapare. Io sono uscito con le crapare, tipo che... come io! Così. Ma c'è, come io! No, anche meno. Capito? Deve essere così, garbata, graziosa, fetish per le bionde, raga. Il sindaco è un bonazzo! Anche il sindaco è un bonazzo! Bionda, labbra mi piacciono carnose. Per una volta vorrei... non è una discriminazione. Però capi, mi piacciono pure quelle che magari hanno i denti tanto carini. Io sono sempre stato con ragazze che magari avevano un po' il ritardo nei denti, capi? E poi che abbia un bel lato B. Vabbè raga, io... ho un piano. Continua tu, fai come se io fossi lì accanto a te. Ma tu sei qui accanto a me perché sei nel mio cuore. Comunque la mia ragazza ideale invece dovrebbe portare la frangia. La frangetta, il frangione, non so come chiamare, come quello. Vogliamo mettere una foto per far capire? La ragazza di Ivan deve avere la frangia, deve avere l'eyeliner. Vabbè, quello è il trucco. Più o meno così, trucco. Deve avere l'eyeliner, un pochino che tira così, che fa gli occhi bellini a mandorla più o meno. Labbro inferiore carnoso, labbro di sopra più un sottile, meno, sì. Un pochino più sottile. Naso piccolino, carino, grazioso. Collo. Con il naso, con... ah, il... con un piercing, esatto. Sto rischiando le mazzate perché potrebbe dire: perché sei tutte queste cose, la stai osservando? Ho fatto sta casa, è andata pure. Sta cosa che ci scriviamo pure. Devi avere le mani curate, io ho un fetish per le mani. E lei ce l'ha. Ce l'ha? I piedi non mi interessano, se li può anche tagliare. Se potessi viaggiare ovunque nel mondo,
vorresti? Ah, io vorrei visitare un sacco di posti. Sì, Dubai, Sharm, New York, Los Angeles. Un posto che dici, guarda, cioè, se tengo 10.000 euro il primo viaggio che mi faccio là. Probabilmente Dubai. Io probabilmente tra New York e il Giappone. Tra l'altro New York, cioè, io una volta mi sono sognato che stavo sull'aereo e atterravo a New York. Mi sono svegliato piangendo dalla felicità, però poi... Credi nella seconda opportunità. Tutte le volte che mi è successo per esperienza personale, quando ho dato una seconda occasione, le minestre riscaldate non vanno mai bene. Però è giusto che una persona possa avere una seconda possibilità per riscattarsi, perché secondo me gli errori ci stanno nella vita, sbagliando si impara. Io penso che la seconda opportunità, lavorativamente parlando, vanno bene, ma con le persone assolutamente no. Hai mai pensato di aprire un canale insieme a Cesco? Questa domanda io non so come rispondere, perché stiamo aprendo un canale insieme. In realtà il canale è già aperto. Il canale è già aperto. Stiamo modificando il canale per farlo funzionare insieme. Quindi sì, già abbiamo aperto un canale insieme. Link in descrizione. Yeah! 100.000 iscritti in due, io ne porto 199.000. Yeah! Yeah! Racconta i tuoi segreti più oscuri. Io una volta ho scoperto, anziché il preservativo, ho usato un guanto in lattice. Ti giuro, fra. E voi volete provare l'ebbrezza, l'esperienza? Hai da fare l'esperienza. Durerà 30 secondi, ma saranno i 30 secondi migliori della vostra vita. Ma lo so, però. Il mio segreto oscuro. Capito, tipo che hai derubato qualcuno. Tipo che mi sono rubato il computer. Però non posso dire. Vi penseranno in tanta cosa siamo stati noi. Chi li marca di più? Ivan. Cesco. No, io non so veramente come. Non me lo spiego, ma non perché sia brutto. Anche se è molto offensiva come cosa. Però capisci, rimorchia più di me. Cioè, io ci provo con le tipe, non con le dodicenni però. Io ci provo, ma mi danno tutto il palo. Capì? Ma non è che ci provo tipo vado là. Uè, figa, scopiamo. Capì? Provo diversi metodi, magari a uno. Ci tengo a precisare che le ragazze non si innamorano di Ivan, ma si innamorano del fatto che c'è un cazzo membro, quanto è possente, sono Thanos, schiocco le palle e le metto gravide tutte quante. Comunque, sprecati, trovate questo microfono in descrizione se lo volete comprare, c'è il link anche del sito tour dell'azienda. Spero che questo video vi sia piaciuto, ricordate di passare dal canale di Cesco dove è uscito un altro video insieme, iscrivetevi ai nostri canali, lasciate like, commentate, iscrivetevi a Instagram, iscrivetevi anche al canale nuovo che abbiamo insieme. Sì, abbiamo ripristinato un suo vecchio canale dove facciamo reaction alle partite dell'Inter, quindi andate a iscrivervi, lo trovate in descrizione. Grazie di aver visto questo video, ci vediamo sul suo canale, ciao.